Ecco Giovanna, stiamo uscendo da un vigneto, ci hai appena parlato dello Zibibbo, ed entriamo in un altro vigneto dove però avete deciso di coltivare un altro vitigno autoctono di tradizione, che è il Magliocco Canino. Che cosa ci dici di questo Magliocco Canino? Allora, intanto siamo di fronte ad un vitigno totalmente diverso, ma allo stesso tempo importante. Ovviamente questo a Baccanera. A Baccanera, e ha comunque una storia anche questo molto importante. E probabilmente è meno diffuso dello Zibibbo ad oggi, ma i vini che si possono ottenere da questo vitigno sono altrettanto importanti. Come si chiama l'etichetta che voi dedicate al Magliocco Canino? Si chiama Limani. Che significa? Significa porto in greco. E l'abbiamo chiamato così per legarlo alla storia del territorio. Come... Senti, è un vitigno, ho notato, voi fate una lunga macerazione sulle bucce, quindi estraete tutte le sostanze che la buccia può dare, che vi dà sia un bel colore, ma anche dei tannini abbastanza pronunciati. Sì, 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 è proprio una caratteristica di questo vitigno e questo fa in modo anche che sia un vino da affinamento. Quindi, ad esempio, l'ultima annata che abbiamo creato è stata la 2020 ed è un vino destinato comunque a durare nel tempo, ad ammorbidirsi e ad evolversi. Tant'è che fate anche un passaggio in legno. Sì, facciamo fermentazione d'acciaio, poi passaggio in legno di circa 10-11 mesi. Senti, in cantina, quando ci siamo incontrati in un'altra occasione, mi hai raccontato di questa etichetta dicendomi che secondo te l'abbinamento più congeniale è quello con carni importanti, bisteccone, sì, carni molto saporite, molto ricche. Sì, perché la struttura di questo vino va proprio a sposarsi con questa tipologia di cibo, ma come dicevamo anche formaggi ben stagionati e prodotti tipici del nostro territorio andrebbero anche molto bene.